Allora, a questo punto io do subito la parola al presidente della provincia, quindi al dottor Zanni, per cominciare la nostra inaugurazione. Buongiorno a tutti, grazie mille intanto alla preside Maria Sa, grazie per averci accolto. Un saluto e un ringraziamento a tutte le autorità, a partire dalla prefettura che è rappresentata dal dottor Gavazzi oggi, ai colleghi sindaci, a Ilenia Malavasi, vicepresidente della provincia che ringrazio già per il grande lavoro che ha fatto in questi mesi a nome della provincia e che ha fatto anche rispetto a questa struttura. Un saluto a Paolo Bernardi con cui ultimamente sto diventando un po' lungo, diciamo così, però è stato tanto la collaborazione ancora di più, credo, rispetto alla fase pandemica che ci ha visto affrontarla e guardarla insieme. Un saluto soprattutto a chi, consentitemi, scusatemi le spalle dietro di me, i ragazzi che in questo momento, ma forse sono anche contenti perché hanno sospeso, immagino, le lezioni in questo momento, quindi li salutiamo molto volentieri, però insomma, è anche e soprattutto per loro che siamo qua a inaugurare questi locali. Un saluto a Un'Industria, al dottor Di Gregorio. È per noi una giornata importante, una delle tante tappe importanti di questi giorni, un posto in cui si fa anche quello, si fa soprattutto quello. Si fa studio, si fa ricerca, si fa crescita delle giovani generazioni, si costruisce anche una comunità. Molto velocemente, pochi giorni fa eravamo a Un'Industria, c'erano praticamente, anzi, c'erano tutti i sindaci, c'era la vicepresidente Malavasi, c'era il dottor Di Gregorio che ci ha presentato quello che sarà una delle prossime sfide che dovremo cogliere. Ad oggi ci troviamo in un contesto economico in cui le difficoltà non sono tanto legate alla domanda, tutt'altro, anzi, la domanda è una domanda ad oggi in netta espansione. Le difficoltà delle nostre aziende, quindi anche del territorio, dell'economia del territorio, è quella di reperire le risorse, che siano risorse fattive, materiali, ma anche manodopera. Grazie soprattutto, e qui vado alla conclusione, per quello che avete fatto anche e soprattutto in questo ultimo anno e mezzo, che ormai sta già diventando 2 anni di pandemia, avete fatto. Vi siete reinventati in una forma non scontata, tutt'altro, l'avete fatto voi, l'hanno fatto le vostre insegnanti, l'hanno fatto gli studenti e le vostre famiglie. Fidatevi che comprendiamo e abbiamo toccato con mano in questi anni qual è stata anche, insomma, la sofferenza, la difficoltà. Forse anche di doversi prima fermare e poi rimettersi in gioco anche in un secondo momento. Non è mai inserire la chiave nel cruscotto, girare e riattivare la macchina. È qualcosa di molto più difficile, questione che anche a livello psicologico sappiamo essere molto molto difficile. Quindi davvero complimenti ai vostri insegnanti, ma soprattutto complimenti a voi ragazzi. Portate ancora pazienza, la sfida la vinciamo solo in un modo, la vinciamo insieme. Quindi non demordete, non datevi per persi. Anche quella curva che ci dà attenzione oggi è però una curva che porta speranza, la speranza di affidarsi alla scienza, di affidarsi alla ricerca, di affidarsi a chi riesce a tracciare davvero un solco, che è un solco che cambia le nostre vite. E come sempre, quella speranza ci condurrà a uscirne, questo dobbiamo esserne sicuri e certi, tutti quanti insieme, diventando, speriamo, anche una società migliore. Su questo il dubbio c'è, non è sempre così, purtroppo, però siamo convinti che andando in questa direzione, con tanti passi e con unità di intenti, che credo che sia dimostrata anche oggi, sicuramente riusciremo a raggiungere anche quell'obiettivo e lo faremo anche quanto prima possibile. Lo faremo come siamo abituati noi, insieme. Grazie a tutti, buona inaugurazione e complimenti per quello che avete portato avanti fino ad oggi. Grazie al dottor Zanni, io cedo la parola adesso al dottor Torelli, sindaco di Montechiolinia, per il suo intervento. Parlare dopo l'intervento del Presidente diventa molto difficile, ha toccato tutti i punti, ha sottolineato quali sono stati, qual è la storia, ha sottolineato qual è la storia di questo istituto, di questa struttura che oggi aggiunge un tassello, aggiunge un elemento in più in quel settore tecnologico che è una parte di questo istituto. Io ricordo da cittadino quando cominciò e quando venne posta la prima pietra di questo istituto Silvio, che poi prese il nome di Silvio D'Asti. Fu proprio la provincia a impostare questa cosa, allora guidata da un Montechiesi, un carissimo amico e compagno
che voglio solo ricordare, che era Ascanio Bertani. E fu proprio un percorso, diciamo, mirato a far crescere in un polo della provincia un polo scolastico che fosse fonte di formazione sia umanistica ma soprattutto scientifica, per dare a questa zona, ai nostri cittadini, un momento di crescita. Io sono fermamente convinto che nella scuola si formano, la vera politica la facciamo qua. Ciò che noi sappiamo trasmettere nei nostri giovani, il punto di partenza uguale per tutti, le opportunità uguali per tutti, ma soprattutto adeguate ai tempi, sono veramente la ricetta magica della democrazia e del progresso. Quindi non pensiamo, il lavoro deve essere un lavoro, ma deve essere fornito a persone che hanno anche una formazione, diciamo, umanitaria, una formazione culturale che gli permette di vincere le sfide. Noi stiamo osservando la sfida che stiamo facendo alle bugie scientifiche che vengono diffuse. È una sfida difficile, perché manca una formazione corretta, perché manca una base in tante persone, e questo è un momento di riflessione su quanto sia importante proprio la formazione scolastica. Come amministrazione siamo fortemente motivati, ne abbiamo parlato e siamo convinti che ci sia bisogno di incentivare questo processo. Questo polo scolastico è rilevante, merito anche della dirigente, che vorrei sottolineare, e a cui va tutta la mia applauso, tutto il mio, diciamo così, soddisfazione. Credo non ci fosse bisogno, perché non se la conosciamo tutti, sappiamo quanto vale, ma tutti i corpi insegnanti che ha saputo portare avanti e che ha portato questo istituto a dei livelli anche di riconoscimento regionale. Quindi io non aggiungo altro, dico solo che l'amministrazione comunale è orgogliosa di avere sul suo territorio questa struttura. Grazie mille, signor Cotorelli, e cedo la parola al dottor Renardi, dirigente dell'ufficio 12° dell'ufficio scolastico regionale. Per concentrarmi su due aspetti che riguardano meramente il mondo della scuola. Allora, questa è un'occasione potentissima di orientamento, credo. L'inaugurazione di un laboratorio come questo diventa per noi, parlo per me come dirigente dell'ufficio scolastico territoriale, ma anche per la dirigente Malavasi, che stiamo lavorando in questo periodo sull'orientamento dei ragazzi alla scelta della scuola secondaria di secondo grado, diventa uno strumento potentissimo di orientamento dei ragazzi che devono scegliere la scuola secondaria di secondo grado a scegliere le scuole tecniche e le scuole professionali. Speriamo che anche le ragazze siano interessate a questo contesto. Un'altra sfida da vincere è quella di portare le ragazze dentro questo istituto, non tanto per fare contenti i ragazzi, ma perché per fare contenti loro, nel senso che credo che venire a studiare in un istituto di questo genere dentro questi laboratori sia un'occasione per tutti, indipendentemente dal genere. L'altro aspetto che invece voglio sottolineare è un po' legato anche alla contingenza della giornata, no? Diciamo prima con la preside, fino a 12 ore fa io ero in cantiere e poi magicamente tutto si risolve, magicamente tutto appare come se fosse sempre stato perfetto. È un po' la metafora della scuola. Noi, fino al giorno prima che suoni la prima campanella, siamo con le mani nei capelli, chi li ha, e poi magicamente tutto funziona. Ma non è magicamente, è grazie al lavoro di persone che sono non solo la preside, che giustamente abbiamo applaudito, ma sono gli insegnanti che fanno sempre quel qualcosina in più. Quindi in questo spirito credo che noi dobbiamo ringraziare la scuola intesa come un gruppo di persone di cui lavoro. Bene, grazie. Prima di proseguire con la nostra cerimonia di inaugurazione, direi che ora tocca a me, insomma, dire due parole.
hanno già detto molto i nostri ospiti prima di me. Io mi sono riservata, quando ho pensato a cosa dire oggi, mi sono voluta riservare i ringraziamenti, di fatto, perché darò poi la parola ai docenti per quanto riguarda e ai ragazzi che usufruiranno dei laboratori per parlarvi di come questi laboratori sono fatti, di cosa servono, cosa serviranno questi laboratori nel nostro percorso formativo. Le istituzioni molto bene, prima di me hanno parlato del resto. Io penso che sia corretto, e mi ha dato tra l'altro il dottor Bernardi, fare un ringraziamento che da parte mia è più che sentito. Oggi, cioè, sono così felice che sono quasi commossa sostanzialmente per questa inaugurazione, ma fare un ringraziamento a tutti coloro che hanno permesso che questa struttura, che questi laboratori funzionassero. Ringrazio di cuore tutti, e anche, insomma, ad essere stata citata oggi, che un po' devo dire, così tante volte un po' mi imbarazza, non sono molto abituata, insomma, ad apparire, ma una scuola non sarebbe niente se ci fosse solo un preside. E una scuola è fatta di tante persone che tutte le mattine, alle 8 meno 5 quando suona la campana, sono in classe e sono davanti alla porta ad accogliere i ragazzi, a vedere il green pass, a rispondere al telefono, sono dentro i laboratori per fare in modo di tirare fuori il condensatore che serve per i laboratori di elettronica, e sono lì tutte le mattine per far sì che i nostri ragazzi possano costruirsi il loro percorso di vita, perché i nostri ragazzi che arrivano qui a 13 anni escono maggiorenni con la patente, che votano, diventino, lo dico sempre, ci credo così tanto, perché io entro a scuola tutte le mattine per quello, no? Che escano, che sono cittadini consapevoli. Quindi io qui mi fermo, anche perché dopo magari mi commuove, non sta bene, che una preside si commuova, e adesso andremo avanti con quella che stamattina è una festa. Dopo 2 anni, dopo 10 di progettazione, stamattina è veramente una festa. Io adesso cederò la parola, e lo faranno in contemporanea, come lo chiederà, all'ingegner Gatti della provincia, al professor Casalpa, che è il nostro referente di indirizzo meccatronico, e loro vi spiegheranno come sono questi laboratori. Grazie per la parola. Questa è un'opera pubblica, che è iniziata a formarsi circa 10 anni fa. E proprio è stato il primo lavoro che ho avuto quando sono entrato in provincia. Sono entrato qua dentro ed era un luogo buio, dimenticato, pieno di ragnatele e con accatastate tanti mobili. Questo gruppo di persone ha fatto il miracolo, perché ha portato un luogo buio a essere un luogo di luce, che adesso, alla luce della scienza, riuscirà a dare probabilmente un aiuto ai nostri ragazzi per progredire nella propria conoscenza e nella propria crescita personale. I laboratori che abbiamo costruito sono 4, e per questo lascio la parola al professor Casalpa, che saprà parlare sicuramente bene. Grazie, io devo dire prima che questo per me è un giorno bellissimo, un giorno che abbiamo aspettato non solo io ma anche tutti i miei colleghi da tanto tempo, 10 anni direi. Vi parlerò dei laboratori in verità brevissimamente, perché i laboratori vanno visti, quindi soprattutto i ragazzi che sono dentro i laboratori li mostreranno molto meglio di quanto io possa fare qui a parole adesso, diciamo qui descrivere. Parole adesso, quindi vi dico solo che sono 4 laboratori. Il primo che vedrete è il laboratorio di informatica, disegno; il secondo di sistemi e automazione industriale; il terzo è quello di tecnologia meccanica e il quarto è quello di CNC. Li abbiamo chiamati L1, L2, L3 e L4, no? E qui siamo tantissima fantasia. Molti anni fa ebbi a vedere un'intervista di Federico Pellini, in cui disse una frase che
un colpino unico, l'intervista era di qualche anno prima, anni 70. E lui disse che per lui il segreto della vita era svegliarsi ogni mattina e avere la forza per mettere i piedi su dal letto e andare a vedere cosa c'era là in fondo. E poi puntò il dito così. È una frase che mi ha sempre colpito, perché si declina. E non felliniana soprattutto, cioè non sognante, non immaginifica. E ci ho riflettuto per tanto tempo su questa frase. E in verità ho capito che il senso è uno, è della curiosità. E ho capito anche che, che la vita di fatto è fatta di esperienze legate proprio dalla curiosità. La scuola dovrebbe mostrare, perlomeno, non dico insegnarla, la curiosità non si può insegnare, ma mostrarla sì, cercare di far capire ai ragazzi che, al di là delle nozioni che possiamo dare noi, quella è la cosa che conta, è cercare di essere sempre col motore acceso, la curiosità è il motore. Quindi, se siete d'accordo, con i miei colleghi, i ragazzi, adesso andiamo a mostrarvi cosa c'è là in fondo.
guitar. Spanish guitar and intro.